Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera a tutti, a seconda di quando vedrete questo video. Per chi fosse interessato all'osservazione della ISS, il 15 maggio alle ore 22 sarà alta in cielo e sarà possibile osservarla sia ad occhio nudo che con binocolo o telescopio. Per i curiosi andiamo a vedere ora in dettaglio quali saranno i punti di ingresso e i punti di uscita e dove dobbiamo rivolgere il nostro sguardo per l'osservazione. Poi mi dovete dire chi ha scattato sta foto. Andiamo. Allora, come possiamo vedere dalle immagini, la ISS spunterà a nord-ovest. Circa 2 minuti dopo sarà sopra la Luna, passerà sopra la Luna. La Luna si troverà in quel momento ad un'ora dal tramonto e quindi passerà sulla parte alta del nostro satellite per trovarsi poi, circa 1 minuto dopo, sotto l'Orsa Maggiore, quindi andiamo a rivolgere lo sguardo verso nord, nord-ovest nord. 49 secondi dopo la troveremo sotto all'Orsa Minore, quindi vedremo questo puntino che camminerà sotto l'Orsa Minore. Dopo aver toccato l'Orsa Minore si accingerà a sfilare verso nord-est per uscire di scena. Andiamo a vedere adesso quale sarà il tragitto e i punti di ingresso e di uscita. Partirà da nord-ovest, in 7 minuti uscirà a nord-est. Quindi per tutti coloro che sono interessati all'osservazione, il 15 alle ore 22, sguardo verso nord. Ciao!